Oggi, a passato e presente, ci occupiamo di Ippolito Nievo, uno dei più grandi scrittori italiani e non solo. Era nato a Padova nel 1831 e a 27 anni aveva scritto, nel 1858, Le confessioni di un italiano, uno dei romanzi più importanti dell'Ottocento. Ma non finì qui la vita di Ippolito Nievo. Si imbarcò con i mille di Garibaldi, divenne un uomo di fiducia di Garibaldi per quel che riguardava le finanze, il finanziamento dell'operazione dei mille, forse scoprì anche qualcosa che non andava e morì a soli 30 anni per un affondamento improvviso del piroscafo Ercole nei pressi di Capri il 4 marzo del 1861. Di Ippolito Nievo parliamo oggi con il professor Lucio Villari e con i tre nostri storici, Pietro Sorace, buongiorno. Bernardo Cianfrocca, buongiorno. E Ludovica Valentino. Professore, perché parliamo a passato e presente di un grandissimo scrittore? Facciamo una trasmissione letteraria? No, insomma, grandissimo scrittore che dopo I Promessi Sposi ha scritto il più grande romanzo storico. Quindi siamo d'accordo, è veramente un grande memoria di un italiano, di un ottuagenario, così. Fu chiamato nella sua prima edizione. Che risale a 150 anni fa esattamente. Quindi siamo all'università. Però fu anche un uomo politico, insomma, ebbe anche un rilievo politico. Sì, sì, il suo impegno politico cominciò, diciamo, con la letteratura, perché a contatto con contadini del Friuli, nel sì. Castello di Fratta dove lui stava da bambino, eccetera, a contatto con, oggi diremmo, con i lavoratori della terra, lui intuì che lì c'era una possibilità di immaginare un'Italia nuova. Un'Italia che, richiamandosi alle antiche tradizioni, però si proiettasse in un futuro di libertà maggiore, di eguaglianza, eccetera. E quindi è diventato politico scrivendo racconti, diciamo, popolari e per il popolo. Ecco, quindi lei sostiene, secondo me giustamente, che lui era già politico anche come letterato. Sì, e questa è la singolare figura sua, poi, di soldato e di combattente rivoluzionario. Ma quella la vedremo dopo. Sì, ma nasce da questo humus letterario e da questa esperienza fisica che lui ha fatto sulla terra. Sì. E vediamo, entriamo appunto nel primo capitolo, quello su Ippolito Nievo, letterato e politico. Ippolito Nievo nasce a Padova il 30 novembre 1831. Trascorre l'infanzia a Padova, Mantova e nel castello di Colloredo in Friuli, di proprietà della madre. Lo scrittore si ispirerà proprio a questo castello quando scriverà Le confessioni di un italiano e descriverà quello di Fratta, luogo di nascita del protagonista del suo romanzo più famoso. 1848. Nievo ha 17 anni. Affascinato dagli ideali mazziniani, partecipa al fallito moto di insurrezione di Mantova. Poi, dopo le 5 giornate di Milano, si arruola nella Guardia Civica. L'anno successivo la famiglia, nel tentativo di allontanarlo dalla lotta politica, lo manda all'Università di Pisa. Ma Nievo non perde l'occasione per partecipare ai moti popolari scoppiati a Livorno. Torna a Padova, dove si laurea in legge nel 1855. Ma le sue passioni sono la letteratura e il giornalismo. Poesie, novelle, opere teatrali, traduzioni, romanzi e articoli. Il lavoro di Nievo è febbrile. Si dedica anche alla composizione musicale e scrive perfino per alcune riviste con uno pseudonimo femminile.
1856. Viene accusato di vilipendio nei confronti delle guardie imperiali austriache per un racconto intitolato L'Avvocatino, uscito su un giornale milanese. È l'occasione per Nievo di frequentare i circoli politici milanesi. Si innamora di Bice Melzi de Ril, già sposata con suo cugino, alla quale rimarrà legato per tutta la vita. Bice rappresenta probabilmente il modello per la Pisana, la protagonista femminile delle Confessioni. Scritto in soli 8 mesi nel corso del 1858, è l'autobiografia immaginaria dell'ottuagenario Carlino Altoviti, le cui vicende personali si intrecciano con gli eventi politici, dalla caduta della Repubblica di Venezia alla dominazione francese, dalla Restaurazione alle battaglie del Risorgimento, fino al 1858. Il protagonista dichiara, quasi profeticamente, nella premessa del romanzo: «Io nacqui veneziano il 18 ottobre del 1775, giorno dell'Evangelista San Luca, e morrò, per la grazia di Dio, italiano, quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo. Ecco la morale della mia vita». Ludovica Valentino. Sì, una breve osservazione su quanto sia importante in questi anni, attraverso l'attività letteraria, le opere letterarie, le opere teatrali, per la propagazione di questo spirito patriottico, spesso opere che devono giocare a livello allegorico per eludere il controllo, la censura della polizia anche. Sì, perché scorrendo un po' la vita di Ippolito Nievo, lui nasce sotto la Restaurazione e a 18 anni, quasi 18 anni, quando scoppia la prima guerra d'indipendenza, allora nell'esplosione della sua giovinezza e della sua grande passione letteraria e poetica, perché bisogna dire che era anche un bravissimo poeta, e, insomma, il fatto politico e la lotta per l'indipendenza e per l'unità d'Italia diventano, diciamo, un intreccio importante della sua personalità. Collaborava a questa sua personalità, sì, anche la sua attenzione, che era giovanissimo, no, la sua ammirazione per Mazzini, perché sì, questa era la base, diciamo, più solida del suo credo politico, il mazzinesimo. Senta professore, le voglio fare una domanda che poi le rifarò alla fine in modo più compiuto, ma lo leggevano queste sue cose? Venivano lette o da una ristrettissima elite? Venivano? Dunque, i suoi racconti, e anche scrisse per il teatro, sì, questi erano letti, perché lui pubblicava poi su vari giornali, eccetera. Il romanzo è stato pubblicato 6 anni dopo la sua morte, quindi non si può. Però devo dire che forse questo romanzo non è stato molto letto dagli italiani, perché è un romanzo di circa 1000 pagine. E allora si è introdotto nell'uso anche scolastico italiano della seconda metà dell'Ottocento quello di pubblicare questo romanzo solo a frammenti. A frammenti. La caratteristica di questo romanzo è che, al contrario dei Promessi Sposi, che è ambientato nel 600, questo grande romanzo storico è un affresco della realtà contemporanea, esatto, dell'Italia. Lui l'ha detto e l'ha teorizzato questo. Bisogna vivere nel presente avendo nostalgia del passato, ha scritto, ma vivere nel presente, cioè essere contemporanei del proprio tempo, questo è la spinta ideologica di Nievo. E quindi rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori: se qualcuno ne ha la voglia, provi a leggerlo dalla prima all'ultima pagina e a farci sapere. Se noi avremo qualche ascoltatore che l'ha letto tutto, è un grande omaggio al professor Villari, sì, fatemelo sapere, e ai nostri storici. Bernardo Cianfrocca, qualcuno l'avrà letto, certamente. Sì. No, qualcuno che l'ha letto adesso, su adesso, sollecitazione. Nella mia lettura delle Confessioni di un italiano mi ha colpito soprattutto l'aderenza storica che ha avuto Nievo nei confronti della sua epoca contemporanea, e come anche ha sottolineato il critico Mengaldo, a me è piaciuta soprattutto non soltanto la parte del romanzo storico, anche come romanzo di formazione, letto sotto una duplice chiave: la formazione contemporanea su un piano parallelo sia dell'Italia come entità politica e anche del cittadino italiano come, appunto, cittadino di una nuova entità. Ecco, no, io rispondo sottolineando una cosa. Naturalmente, quando pensiamo a un romanzo storico che parla per vie traverse anche dell'Italia contemporanea, uno pensa ai Promessi Sposi,
Però quello che Nievo ha fatto non è di ispirarsi a Manzoni, ma di ispirarsi di più, per esempio, alle lettere, le ultime lettere di Jacopo Ortici, sì, di Foscolo. Perché Foscolo, tra l'altro, è stato un combattente pure per l'Italia libera, è stato il regime napoleonico, eccetera. E quindi c'era un processo di identificazione anche fra uno scrittore come Foscolo, che diventa anche soldato e combattente, e quello che poi sarà realmente Nievo, cosa che Manzoni non era. Verissimo, insomma. Verissimo. Pietro Soracio. Sì, io pensavo e riflettevo, sono d'accordissimo con quello che dice Bernardo. Il fatto è che comunque questo libro impiega 9 anni prima che venga pubblicato, quindi dal 58, quando Nievo finisce il libro, poi morirà e verrà pubblicato postumo, e anche lì non avrà una rapida diffusione, anzi cambierà anche nome, Confessione di un ottagenario. La vera diffusione ce l'avrà nel 900 con la conquista, la lotta per le terre dei Denti, con Confessione di un italiano. Era troppo avanti o era un po' troppo... Intanto l'errore dell'editore che editò il romanzo nel 67 fu quello di cambiare il titolo, perché le confessioni in italiano significavano qualcosa, un atto generale non significa niente. Allora, per prudenza o non so per che cosa... No, prudenza, sembrava... Facciamo una cosa. Dire le confessioni in italiano fosse un modo di farlo troppo politico. Ecco, e invece volevano sottolineare che era un romanzo vero e proprio. Ecco, però questo dimostra che i titoli sono molto importanti certe volte. Cioè, nascondono delle cose nuove, interessanti, che un titolo sbagliato invece non riesce a far venire fuori. E allora vediamo adesso il nostro primo filmato sulla Repubblica Cisalpina che è proclamata, e Nievo non ha fiducia nelle truppe francesi. Lucilio! Ben arrivato nelle truppe della Repubblica Cisalpina. Ma come ti ci mancavi? La polizia è venuta a cercarmi, sono dovuto scappare. Ah, altrimenti non saresti mai venuto. No. Hai visto, è stata proclamata la Repubblica Cisalpina. La rivoluzione freme a Roma, Genova, in Piemonte. A Napoli! Già si pensa di aggregare Bologna, Modena, Rimini e Pesaro. Toccheranno a massa il Mediterraneo. Come ci impediranno che si tocchi a Venezia l'Adriatico? E i francesi? I francesi ci aiutano, perché noi non saremmo in grado di aiutarci da soli. Certo, bisogna tenere gli occhi aperti e non sorbirci le frottole che di tanto in tanto ci raccontano. Napoleone è stata la rovina di Venezia, ma forse sarà utile all'Italia. Cisalpina lo dimostra. Carlino, tu sarai dei nostri, vero? No, calma, io non mi fido dei francesi. Penso ancora a Campoforni. Ma no, adesso le condizioni sono mutate. La gente che ho visto qui dentro è indisciplinata. Sì, queste non sono truppe con le quali si possa fare la guerra. E che ci vuole per educare soldati indisciplinati? La disciplina. E per formare buoni repubblicani? La Repubblica. Né soldati né repubblicani nascono spontaneamente. Tutti nasciamo da educare. Futuri servi o futuri catoni, secondo che capitiamo in mani scellerate o oneste. Se la Repubblica non riuscirà a formare dei buoni cittadini, credi forse che li formerà la tirannide? Ecco, vede, professore, questo si collega a quello che lei ricordava prima. Il Foscolo, Ugo Foscolo, delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Nel senso che Carlino Altoviti, il personaggio principale delle confessioni in italiano, dice che lui non ha fiducia nei francesi perché ricorda il Trattato di Campoformio. Ricordiamo per tutti i nostri ascoltatori, il Trattato di Campoformio fu quello col quale Napoleone Bonaparte tradì i veneziani consegnandoli agli austriaci. Ecco, io vorrei sottolineare storicamente questo passaggio, sì, perché è importante. Prego. Foscolo fu pure un ammiratore di Napoleone Bonaparte, scrisse lode a Napoleone Bonaparte, quindi nella prima fase era molto favorevole all'ingresso dei francesi in Italia. Questi francesi hanno contribuito alla caduta della Repubblica di Venezia, che è ben raccontata nel romanzo di Nievo. Ma l'antipatia che poi Foscolo ebbe per Napoleone e l'antipatia che Nievo... Per quel tradimento di Campoformio. Non nascondono però, nel caso di Nievo, l'antipatia molto più grande per i signori di Venezia, per questa Repubblica veneziana che crolla come un castello di carta, perché non è stata mica invasa dalle truppe napoleoniche, è crollata su una semplice intimazione che Napoleone ha fatto, che poi ha, diciamo, pubblicizzato nel Trattato di Campoformio. Ma questa viltà del doge e dei signori di Venezia
Nievo la sottolinea, accomuna entrambi, la sottolinea con mancanza di patriottismo, mancanza che di... poi l'odio che questi avevano per le vecchie classi dirigenti, questi scrittori. Poi avevano una diffidenza per i liberatori francesi, sì, ma l'odio rimaneva intatto. Ecco. Sottolineiamo ancora per i nostri ascoltatori che i romanzi si riferiscono agli ultimi anni prima dell'Ottocento, sono gli ultimi anni del Settecento, l'impresa napoleonica in Italia. Il periodo in cui scrive Ippolito Nievo sono gli ultimi anni prima dell'Unità d'Italia, siamo sì, 50 anni dopo. Ma lui scrive fra il 57 e il 58, esatto, in pochi mesi, questo romanzo che poi pensava di dover rivedere e poi non ce l'ha fatta, eccetera. Ma c'era già un'esperienza del 48, certo, c'era già un'esperienza... In mezzo ci sono 60 anni che hanno al centro, non il centro dei tempi, ma esattamente quello che lei sta dicendo, il 1848. Certo, e nell'insieme delle date io collocherei l'inizio del romanzo con un'esperienza che colpì molto Nievo, cioè la spedizione di Carlo Pizzacane nel Regno 57, di Napoli, nel 57. Sì. Lui cominciò il romanzo proprio nell'anno di Pizzacane e lui restò molto legato a questa esperienza tragica di un patriota come Pizzacane che tentava di liberare il Mezzogiorno, e questo è all'origine anche del suo apporto alla impresa dei Mille. Allora, 1857, Carlo Pizzacane sbarca con 300 uomini armati a Sapri e lo fanno a pezzi. Certo. Questo è un trauma per il Risorgimento italiano, certo, perché Carlo Pizzacane è uno dei personaggi migliori, più importanti. Appena tre anni dopo, Garibaldi compie la stessa operazione con 1000 uomini in Sicilia. E come lei stava dicendo, la riflessione sul caso di Pizzacane è una delle motivazioni più forti che spinge, sì, Ippolito Nievo a imbarcarsi con Garibaldi e andare in Sicilia con i 1000. Le faccio vedere il filmato, poi lei me lo commenterà. Sì, va bene. ...1859. Garibaldi viene autorizzato a condurre una campagna contro gli austriaci con un corpo di volontari, i cacciatori delle Alpi, una nuova formazione militare dell'esercito sabaudo. Tra i suoi combattenti, anche Nievo. È scoppiata la seconda guerra d'indipendenza. La fine delle ostilità e l'armistizio di Villafranca, con l'annessione della sola Lombardia al Regno Sabaudo, rappresenta un duro colpo alle aspirazioni di Nievo, che aveva sognato di liberare il Veneto dal giogo austriaco. Scrive in una lettera a Bice: «Io oramai non ho più casa, poiché vi domina ancora lo straniero. Casa mia è tutta l'Italia. Ovunque si prepara una speranza di guerra, una speranza di riscossa». Ed è così che Nievo raccoglie l'appello di Garibaldi e salpa con i 1000 il 5 maggio 1860 alla volta della Sicilia. In un'altra lettera racconta la spedizione. «Bice carissima, tu vorrai sapere l'itinerario della nostra gita di piacere. Partiti il 5 maggio all'alba da Genova, il 6 si approdò a Talamone. L'11, il mio giorno fortunato, fummo in vista della Sicilia. A Marsala, squallore e paura. La rivoluzione era sedata dappertutto, o per dir meglio, non aveva mai esistito. Il 15, avanzando verso Calatafimi, incontrammo schierati a battaglia sopra 3 falde successive di montagna, 4 battaglioni di fanteria napoletana e uno di bersaglieri, con 4 pezzi di cannone e poca cavalleria. Noi 1000 assalimmo, il generale alla testa, senza posa, senza prudenza, senza riserva. Fu impiegato fin l'ultimo soldato, poiché quella giornata decideva tutta la spedizione. I 3 bastioni furono espugnati con 5 cariche alla baionetta». Ma a colpire Nievo sono soprattutto le miserevoli condizioni dei contadini di Sicilia. Per questo giudica negativamente la repressione delle rivolte contadine ad opera del generale garibaldino Nino Bixio. Scrive nel Frammento sulla Rivoluzione Nazionale, rivolgendosi ai liberali piemontesi:
Migliorate dunque subito, finché c'è tempo, la condizione materiale del Volvo rurale, se volete avere un'Italia. Alleggerite subito, non domani, l'imposta fondiaria. Il Volvo rurale è il braccio della nazione. Senza il concorso di questo braccio, la rivoluzione politica non sarà mai rivoluzione nazionale, non sarà perciò né sicura né durevole. Nievo si ferma in Sicilia e non prosegue con la spedizione. Garibaldi lo nomina viceintendente. Gli chiede di occuparsi dell'amministrazione economica della spedizione, un incarico che si rivelerà molto più gravoso di quanto Nievo potesse immaginare. Ed ecco che il giovane scrittore si è trasformato in un militante rivoluzionario e diventa importante, uno dei mille... Ma che militante rivoluzionario? Proprio lui, in coincidenza con questa esperienza che aveva fatto con Garibaldi nel 59, sì, e che stava facendo nel 60, lui scrisse un testo molto importante, politico, intitolato Frammento sulla rivoluzione nazionale, che è rimasto inedito fino forse ai primi del Novecento. Allora, questo frammento che cos'era? Era un'analisi, nel filmato si accenna a questo, sulla necessità di collegare la rivoluzione politica per l'unità d'Italia a una rivoluzione democratica che risolvesse i problemi antichi della struttura sociale del nostro paese. In questo aveva una sua specificità. Sì, secondo me un collegamento con Pisacane il suo? È perché Pisacane aveva più o meno le stesse idee. Quindi noi possiamo dire, quando muore Pisacane, ripeto, 1857, i 300 giovani forti di Sapri, muore questo grande, in qualche modo Ippolito Nievo... Sì. Forse inconsapevolmente ne raccoglie l'eredità. Sì, perché Pisacane anche aveva scritto dei frammenti sulla rivoluzione italiana. Ludovica quindi... Valentino. Io, guardando anche questo filmato, penso a quanto sia una realtà distante, non soltanto dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista ideologico, la Sicilia. Mi viene in mente che... Effettivamente in un memoriale Nievo parla di questa spedizione e avvicina concettualmente l'esperienza di Cortés nell'esplorazione, in questa spedizione, in questa terra ignota, esotica veramente. Beh. Dunque lui considerava questa esperienza siciliana in modo anche molto ironico, lo si vede dalle lettere a Bice e Melzi, molto ironico, autoironico, e anche vedendo le cose ingenue di questa rivoluzione, ma nel fondo lui era convinto che in Sicilia bisognava cominciare una trasformazione complessiva della struttura sociale dell'Italia. Questo io insisto su questo punto perché è l'elemento originale fra i tanti patrioti e combattenti di Nievo, che è stato poco sottolineato, devo dire la verità. Io sono letteralmente innamorato di Ippolito Nievo perché nella sua giovane età mi sembra un personaggio così denso e così coraggioso, tra l'altro. Ma tra l'altro in Sicilia lui aveva individuato gli elementi strutturali di una corruzione, sì, lui fu di un degrado anche amministrativo del reggimento. Lei ha visto che alla fine del filmato noi ricordiamo che Garibaldi lo fece responsabile economico, lo lasciò in Sicilia responsabile economico. Non a caso. Probabilmente per questo motivo che lei ha appena detto, perché aveva individuato la corruzione, fu il primo a capire che dietro una grande impresa ci potevano essere dei grandi pasticci. No, ma io vorrei dire che se Garibaldi l'ha nominato vice o intendente... Sì, diciamo, no, era vice, ma era di fatto l'intendente. Sì, e poi l'ha nominato insieme a questa nomina, lo nominò colonnello, e lui rideva su questa nomina di colonnello, eccetera. Vuol dire che Nievo e Garibaldi si erano parlati. E Nievo aveva detto forse a Garibaldi, forse se possiamo fare la storia ipotetica, che bisognasse fare dei decreti, avendo Garibaldi la dittatura... Poteva fare dei decreti a favore delle popolazioni contadine, cosa che avvenne ma in maniera un po' disordinata, approssimativa. Ecco, in proposito, qui ho un documento che credo sia inedito. È un decreto di Garibaldi fatto l'8 settembre del 60, cioè il giorno dopo che lui era arrivato a Napoli, che mi pare molto indicativo. Ah, però, lo voglio far leggere, sì. Vediamo.
Il dittatore delle due Sicilie, cioè Giuseppe Garibaldi, decreta: l'accumulazione degli impieghi e degli stipendi è interdetta. Però, anticipatore, coloro i quali occupano più impieghi dovranno entro 5 giorni dichiarare quali di essi desiderano conservare. Napoli, 8 settembre, come ne diceva, 1860. Aveva capito, genialmente, Garibaldi, che dietro di lui, sulla scia della sua rivoluzione, si cominciavano a fare pasticci. Sì. Tanto per cominciare, quello del doppio impiego, che poi è rimasto un male cronico della nostra amministrazione. Lo lascia, professore? Glielo lascio in regalo, sì. Va sì. Bene, grazie. È inedito, risulta che non è stato mai pubblicato. Voglio tenerle a prendermelo a casa. Sì. E adesso, a proposito del discorso che stiamo facendo, le faccio vedere un filmato in qualità di intendente. In una lettera alla cugina Bice, Nievo confida le difficoltà in Sicilia. Noi conosciamo questa lettera, ma adesso la conosceranno tutti. A causa del suo nuovo ruolo di intendente, Nievo entra in contrasto con i siciliani e i suoi stessi commilitoni. La spedizione dei Mille sta diventando per alcuni occasione per una rapida carriera militare, per altri invece occasione per sperperi e ruberie. Nievo scrive ancora a Bice: abbiamo un ministero della guerra che avrà forse la coda, ma il capo no di certo. È una fabbrica così fertile di ufficiali e colonnelli che finirà col gallonare tutti i siciliani. Hanno scoperto in me di gran talenti amministrativi, figurati. Ma il non rubare è una gran virtù in Sicilia, ove principe imbroglione è tutt'uno. Tutti mi fanno la corte per suppliche, raccomandazioni e impieghi. Principi e principesse, duchi e duchesse, a palate, agognano 20 ducati al mese di salario. E il signor dittatore dice di sì a tutti, per cui tocca poi a noi di sbrigarsela. Pietro Sorace. Sì, abbiamo visto che la Sicilia offre a Nievo più spunti dalla parte del mondo rurale che da quello invece della borghesia, della nobiltà, da cui è in parte anche schifato, inorridito. Perciò lui capisce molto anticipatamente questa importanza del mondo rurale, che poi sarà perseguita da Lenin nella rivoluzione russa. È un visionario incredibile da questo punto di vista. Insomma, però ecco, in questo momento noi lo confrontiamo, per esempio, lo confrontiamo col Gattopardo, che vede invece la liberazione della Sicilia da un'altra ottica, mentre Nievo la vede nell'ottica da cui era partito da quando era ragazzo, cioè quella di una trasformazione della società dal basso. Professore, c'ho una domanda che mi tengo dentro dall'inizio della trasmissione. Ma essere uno scrittore è una vocazione? Quando uno fa lo scrittore, dedica alla scrittura tutto se stesso, come può un uomo che ha appena scritto un libro di 1000 pagine, come lei ricordava, buttarsi nella politica e dimenticare il se stesso scrittore? Ecco, Nievo non ha mai dimenticato di essere uno scrittore e un poeta. Lui ha scritto pure Amori Garibaldini, cioè racconti di storie garibaldine in modo anche lieve. Quindi lui rimane scrittore. Ma rimane scrittore e poi ha scritto una poesia, per esempio, proprio quando era impegnato, intitolata Abisso, che Benedetto Croce ritiene che è una delle più belle poesie, dopo Leopardi naturalmente, delle più belle poesie dell'Ottocento italiano. Quindi noi possiamo pensare, sempre facendo la storia, oggi abbiamo violato la regola principale degli storici, non fare la storia con i sé, ma possiamo pensare che una volta sopravvissuto a quello che vedremo fra breve, la fine tragica di Nievo sul piroscafo Ercole, possiamo pensare che lui avrebbe ripreso a fare lo scrittore? Io penso di sì, e l'avrebbe fatto uno scrittore sempre più impegnato. Cioè, però scrittore. È una figura, diciamo, anticipatrice anche da questo punto di vista. Cioè, lo scrittore, a suo parere, deve impegnarsi nella vita politica. E quindi deve diventare quello che poi nel Novecento sarà lo scrittore, certo, o l'intellettuale engagé di Sartre. Sì, sì. Cioè, deve diventare qualcuno che non sta a scrivere soltanto racconti e novelle. Scrive, si impegna politicamente, poi torna a scrivere, si rimpegna. E allora, per questo è stato paragonato anche a Tolstoi, a Dostoevskij. Ma vediamo il capitolo finale della nostra storia, come dicevo, la sua morte improvvisa, tragica e per certi versi misteriosa.
Torino 1860. I successi di Garibaldi vengono guardati con sospetto e diffidenza. Il timore è che il generale possa instaurare una repubblica di tipo mazziniano e che, una volta conquistata Napoli, possa spingersi fino a Roma. Cavour invia in Sicilia Giuseppe Lafarina, con lo preciso incarico di controllare la spedizione e cominciare a minare la credibilità di Garibaldi. Nievo finisce nell'occhio del ciclone e si trova a fronteggiare accuse su vicende che lui stesso ha denunciato. A questi stupidi bestiali lafariniani è saltato in capo di stampare un fogliettino indirizzato a Sua Maestà e pieno di calunnie. Sono finito, sfinito, sfinitissimo. Ti confesso che se avessi saputo di imbarcarmi per questa galera a Genova il 5 maggio, mi sarei annegato. Per porre termine alle polemiche, Nievo viene convocato a Torino. 23 febbraio 1861, Nievo scrive la sua ultima lettera a Bice. Dicono che l'inferno è tutto selciato di buone intenzioni. Io non lo credo, perché vi ha tanta copia di cattive e orribili azioni nel mondo, tanta abbondanza di assassini, di imposture, di tradimenti, che non rimarrà posto laggiù per un pavimento di mezzo carattere. Mi accorgo che non ti ho dato nessuna notizia di qui, fuori del mio malumore. Probabilmente perché non ce n'è nessuna. Scusami e addio. 9 giorni dopo, il 4 marzo, finito il lavoro sui rendiconti, Nievo si imbarca sul piroscafo Ercole alla volta di Napoli. Del piroscafo per diversi giorni non si hanno notizie. Infine, proprio il 17 marzo 1861, giorno della proclamazione del Regno d'Italia, sulla stampa napoletana viene pubblicato un trafiletto con la notizia dell'affondamento dell'imbarcazione. Nelle prime pagine delle confessioni, Nievo aveva fatto dire, quasi profeticamente, a Carlino Altoviti: «La pace di cui ora godo è come quel golfo misterioso al quale l'ardito navigatore trova un passaggio per l'oceano infinitamente caldo dell'eternità». Giuseppe Garibaldi, informato della scomparsa del suo compagno d'armi, scrive alla famiglia: «Tra i miei compagni d'armi di Lombardia e dell'Italia meridionale, tra i più prodi, io lamento la perdita del colonnello Ippolito Nievo. Risparmiato tante volte sui campi di battaglia dal piombo nemico, è morto naufrago nel Tirreno dopo la gloriosa campagna del 60. Pietro Sorace. Sì, è molto misteriosa questa morte. Questo piroscafo che parte ma non arriverà mai a meta, nessun superstite, i relitti non si trovano, quindi si ipotizza un piano per mandare al macero questi documenti dei rendiconti. Visto che si ha la notizia il 17 marzo 1861, nasce un po' male questa Italia. Sì, infatti si è pensato qualche volta a un complotto o qualcosa. Io sono un po' restio a vedere complotti in queste cose, perché la nave Ercole era una vecchia nave a vapore. È probabile che al largo di Capri sia scoppiato un incendio. C'erano 80 passeggeri che, insieme a Nievo, e che insomma si è affondata immediatamente. Il relitto non è stato più trovato, ma ha dato spunto però a un suo discendente, a Stanislao Nievo, di scrivere un romanzo nel 1974, Il prato in fondo al mare, in cui lui immagina di aver ritrovato questo relitto. È un romanzo molto bello. Lei è malandrino, perché da una parte ci ha detto non credete, non dobbiamo credere ai complotti, così. Poi ci ha gettato un amo per invece tornare su un'idea simile a quello che aveva avuto il nostro Pietro Sorace. Lei, Cianfrocca. Si può dire che il processo risorgimentale sia andato sconfitto, perché si può dire che lui credeva in una formazione contemporanea dello Stato Italia e della coscienza italiana. Invece, ad esempio, la frase di D'Azeglio ci dirà che prima si sarà formata l'Italia e poi solo successivamente gli italiani. Però tutti sono stati sconfitti in questo senso. Tutti coloro che avevano teorizzato il facimento dell'Italia insieme a una grande rivoluzione. Anzi, Nievo, morendo, ha avuto la fortuna di non conoscere questa sconfitta. Sì, infatti le delusioni sono abbastanza conosciute. Ma poi è tipico di un intellettuale
così spregiudicato, aperto, intelligente come Nievo, di avere dei dubbi su quello che stava avvenendo. Ma questi dubbi confermano anche questa capacità sua di interpretare il proprio tempo in maniera in profondità, diciamo, e non affidarsi soltanto alle apparenze delle cose che avvenivano. Prima di chiudere questa puntata, però, io vorrei dare la parola a Ludovica Valentino per una considerazione di ordine letterario. Professore, si spogli dei suoi abiti di storico. Sono già spogliato. Guardiamo Ludovica Valentino. Sì, io sono un po' dispiaciuta perché concludere una puntata su Nievo senza approfondire un po' la figura straordinaria della Pisana dispiace un po'. Ma infatti, no. Noi, ha ragione, siamo dobbiamo d'accordo, dirlo, perché la Pisana nella storia della letteratura italiana è una figura davvero, come dice Ludovica Valentino, straordinaria. Io lascerei la parola a una donna, a Ludovica, di dire che cosa è la Pisana, che secondo me anticipa una figura femminile molto moderna, straordinariamente variegata e modulata su varie tastiere interpretative, perché questa è la forza di questo personaggio inventato da Nievo, o inventato, oppure rispondeva forse a qualche donna che lui aveva amato, forse la Bice, cioè una donna capace di cambiare di umore spesso, ma di avere dei sentimenti profondi, di avere al fondo una personalità femminile molto intensa. Io direi che nell'Ottocento italiano la Pisana è l'unica figura femminile che realmente rappresenta e anticipa una donna moderna. Professore, anche nella seconda metà del Novecento, perché quando la RAI mandò in onda la serie televisiva, lo sceneggiato si chiamava allora, tratto dalla Pisana, quella figura interpretata da bambina da Ludovica Modugno, se ricordo bene, rimase impressa e per anni se ne parlò, perché era un personaggio pieno, a tutto tondo, un personaggio carico di senso letterario. Sì, ma fin da bambina questa Pisana dimostrava di avere una personalità completamente nuova rispetto alle altre sue coetanee o alle altre bambine e poi alle altre donne. Cioè una donna che credeva nella femminilità nel senso più pieno della parola, ma credeva come la femminilità rappresentasse la libertà e l'identità di una donna moderna. Grazie professore, reindossiamo tutti e cinque i panni degli storici e non la lascio andare via se non mi dà uno, due o tre libri per conoscere meglio Ippolito Nievo. Guardi, si è scritto molto su Ippolito Nievo, ma io proprio per le ragioni che lei diceva all'inizio sulla poca conoscenza del romanzo, io inviterei a leggere Le Confessioni di Italiano E mi raccomando, chi lo legge ci scriva. Letto dalla prima all'ultima completato parola. Completato però dalla lettura delle lettere di Nievo che sono state pubblicate da Mondadori, in cui c'è tutta la storia anche sentimentale e intellettuale di Nievo attraverso queste lettere che inviava in gran parte alla donna che amava, ma anche ai suoi familiari. E poi anche quel romanzo che ricordavo del suo discendente Stanislao Nievo, Il prato in fondo al mare, dà l'idea e lo struggimento di una vita vissuta troppo poco, ma vissuta con molta intensità e verità. Una puntata davvero eccezionale, perché noi abbiamo suggerito anche per le letture Nievo su Nievo. Nievo. Grazie professor Villari, grazie a Pietro Sorace, grazie a Bernardo Cianfrocca, grazie a Ludovica Valentino, e andiamo a concludere. Noi siamo contro ogni ipotesi cospirativa, cospirazionista, per cui prendiamo per oro la raccomandazione di Lucio Villari di non pensare a un complotto per quella nave, per il piroscafo Ercole affondato su cui morì Ippolito Nievo. Nessun complotto. Però bisogna ricordare che 20 anni dopo quella morte il conte Vittorio Cavazzocca Mazzanti scrisse un libro in cui, oltre a portare molta documentazione su quell'evento, parlò di una macchina infernale introdotta sull'Ercole che avrebbe causato l'incendio e l'affondamento del piroscafo.
Bene, in questo caso si sarebbe trattato di un sabotaggio e fu per quel libro del conte Vittorio Cavazzocca Mazzanti che per oltre un secolo si fecero supposizioni sull'affondamento del piroscafo Ercole. Per cui noi, senza prenderlo per oro colato, ci sentiamo in obbligo, a conclusione di questa puntata, di citare anche quel testo.